Di solito, quando Franco scendeva a Palermo, era per seguire l'Inter. Stavolta però, la sua trasferta in Sicilia non era dovuta a questioni calcistiche. Benvenuto a Palermo. Grazie. Sono Calogero Calè. È un onore. Per me è un onore. Un grandissimo onore. Baciamo. Mio fratello la mano non la stringe a nessuno prima di mangiare. Diciamo noi altri che è un igienista. Tutt'al più stringe qualche gola. Pippo, ma che minchia fa? Ti avevo detto di comprare i sardoncini. Ma io con te che parlo americano, come capisci? Ma che parlo melanese? Nah. Dimmi la verità, ti piace la pasta con le sarde? Guardi, adesso qualunque cosa mi verrebbe in mente, a meno che di mangiare mi si chiuse lo stomaco. Sì. Perché guarda, mio fratello diceva dire tutto, ma come fa la pasta con le sarde lui? Oh, ma qui siamo a livello di opere d'arte, a livello di quasi di Pirandello, zobba da museo. Immagino. Tore! Muto. Non ho parlato, ho battuto le mani. Scusami, perché nelle presentazioni non si capisce mai bene. Come ti chiami? Franco Alfano. Franco? Alfano, di Milano. Di Milano. Franco Alfano, per entrare siamo un atto per competenza. Tu ci devi mettere le olive nella pasta. Delle volte sì e delle volte no. Franco Alfano. O sì o no? Certo. Sì. No! Avevo il 50%. No, Alfano, mi dispiace. Però spesso no, eh? No. E tu, scusami, le melanzane della paese, ci devi mettere. Le olive no, mai. Mai messo un'oliva, mai. Ma che c'entra le olive che l'ho domandato a fianco a Alfano de Malano? Io a te sto chiedendo, le melanzane ce le mette nella paese? Devo rispondere. Devi. Quanto tempo c'ho? Rispondo. Sì. No! No! Tore, muto. Comunque Picciotto tanto torto non c'ha, le melanzane ci stanno. Vabbè, lo sapete che vi dico. Non ne parliamo più, amore, basta. Come ti chiami, scusa? Mi chiamo come prima, Franco Alfano, ma se vuole cambio. No, è bello, Franco Alfano è una bella figura. Comunque Franco non ci sono affezionato. Basta che chiacchiere e parliamo di affare. E tu quando pensi di dare...